Amiche, amici appassionati di moto e di moto mondiale, bentornati al Diavolo e l'Acqua Santa. Era un po' di tempo che non la facevo ed è anche un po' cambiato perché l'Acqua Santa è sempre Simone Battistella, ma il Diavolo, eccolo qua. Ciao Loris, Loris Reggiani, buonasera, buongiorno Diavolo. Buongiorno Reggio. Ciao, Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buongiorno. Buonasera, non so, dici, non è fuso orario. quello che è. Allora, Simone, abbiamo cambiato il diavolo, ma il formato rimane sempre lo stesso. Allora, prima di andare all'argomento di oggi, parliamo un attimo del Gran Premio della Malesia e volevo sentire da te, Simone, cosa è successo ad Alvaro Bautista, perché c'era grandissima aspettativa per Alvaro, insomma, due volte campione del mondo, tre volte campione del mondo, considerando anche il titolo a 125, due volte in Superbike. Tantissima aspettativa, ma invece purtroppo è andata piuttosto male. Cos'è successo, Simone? È successo una cosa, semplicemente un infortunio, cioè Alvaro ha fatto una caduta nei test di Jerez del post gara di Superbike, che non faceva male da nessuna parte, è stato un po' trattato per degli indolenzimenti muscolari, però nulla di particolare. Poi quando è arrivato a Sepang, ha iniziato a guidare, aveva un problema alla spalla sinistra, per cui gli mancava completamente la forza nelle curve a sinistra, nelle staccate a sinistra, le staccate forti, e quindi abbiamo provato a risolvere la cosa con dei trattamenti, ma si è esacerbato sempre di più e quindi ha voluto finire la gara anche se non era probabilmente necessario per rispettare anche un po' gli sponsor e il fatto che ci fosse stato tutto questo sforzo anche nei suoi confronti per dargli la wild card, però non era assolutamente competitivo. Questo è molto, sì, un po' demoralizzante. Di positivo c'è che nelle curve a destra, soprattutto quelle veloci, ha dimostrato di essere estremamente veloce, estremamente competitivo. Quindi, perlomeno, andiamo a casa con una verifica del potenziale che è quello che in qualche modo ci aspettavamo. Quindi diciamo che al 90% è stato un problema fisico, non di gomme, di Sì. adattamento o di altro, Sì, insomma. il problema è stato fisico anche perché, sai, nei test di Misano i suoi tempi erano buoni, però bisognava fare una verifica poi, no, nelle stesse condizioni in cui corrono gli altri in quel weekend in quella pista. E direi che nelle parti di pista in cui non c'era l'effetto spalla negativo, la prestazione sua era estremamente di alto livello. Quindi Ok. da quel punto di vista lì molto positivo. Allora, Loris, invece a te cosa ti ha colpito del Gran Premio della Malesia? A me mi ha colpito Bastianini il Gran Premio di Malesia, perché pensare che fosse così, che tornasse così competitivo in tempi così rapidi, cioè tempi rapidi nel senso che la gara precedente non era assolutamente pensabile che lui in una gara sola potesse lottare per vincere, addirittura sorpassare tutti nella gara vera, insomma, la gara della domenica. Mi ha stupito molto favorevolmente. Però mi ha stupito, ecco, è quello che mi ha stupito di più di tutti, nel bene e nel male. Ecco, allora a proposito di Bastianini, siccome sabato poi è venuta fuori questa dichiarazione di Paolo Ciabatti che ha detto dobbiamo considerare le prestazioni di Jorge Martin per il team ufficiale. Allora io l'ho trovata fuori luogo, fuori tempo in quel momento lì. Allora volevo sapere la vostra opinione su questo aspetto, prima dal diavolo e poi dall'acqua santa. Ma guarda, sono dichiarazioni in linea Ducati, cioè la filosofia Ducati. Credo che non lo so, guarda, io sono molto, sono a parte Tardozzi, mi sono quasi tutti simpatici lì dietro, ma e li considero anche bravi. Il problema è che da sempre in Ducati. E a questo punto non so neanche da dove arrivi questa filosofia. Molte volte mi viene da dire si parla vanvera. Cioè, la lezione che Bastianini ha dato a questa dichiarazione è stata emblematica. Ma è Assolutamente successo così. sempre, da sempre, è successo con Dovizioso, è successo con Lorenzo, è successo con
prima con Stoner, da sempre, quindi Stoner addirittura questi uomini non c'erano nemmeno, evidentemente c'è qualcosa di proprio insito nelle mura Di dell'azienda. Borgo Panigale. Simone? Ma allora, non lo so, secondo me bisogna intanto vedere anche come è stata posta la domanda dal giornalista nel contesto, sai, io prendo sempre un po' con cautela queste frasette che poi vengono riportate, no, decontestualizzate dal discorso. È vero, la frase c'è, è stata detta, quindi non è Ah, che... non l'ha smentita, non l'ha No, no, smentita. non l'ha smentita, no, no. È un modo di mettere pressione ai piloti? È un modo di, capito, di far capire che comunque ci si aspetta qualcosa in più? Può darsi, allora, se è quello, ha funzionato, eh. Ha funzionato alla grande. Sì. Se invece non era un modo di mettere pressione ai piloti, adesso hanno un problema, nel senso che Bastianini semplicemente può dire, guardate, al di là di tutte le parti contrattuali che poi noi non conosciamo quali siano, no? Ma è evidente che c'è una situazione adesso che per cui Bastianini può semplicemente dire anche in termini di performance, una volta messomi a posto fisicamente, io ci sono. Ci sono, ma non da fare comprimario, ci sono da protagonista. Va bene, allora a proposito di pressione, andiamo ad affrontare quello che secondo me è il tema della puntata di oggi, cioè la pressione delle gomme. Ormai sta diventando un delirio, un incubo, come ha detto Aleix Spargarò. Aleix Spargarò ha detto: abbiamo ingegneri, tecnici esperti dentro al box. Questa questione della pressione delle gomme sta diventando un incubo. Allora, prima di andare però ad analizzare questo argomento, volevo sapere da Loris, che nella vita ha fatto il pilota. Loris, cosa significa guidare con la pressione troppo bassa o con la pressione troppo alta? In pratica, lo dicono continuamente, quando la pressione del pneumatico sale troppo, poi il pneumatico perde aderenza, scivola, scivola, si blocca in frenata, e quindi non ti permette di essere così. Adesso, le velocità di ingresso in curva sono talmente elevate, che sembrano a vedere da vicino un'entrata di curva sembra una cosa spaventosa, sembra che non possa nemmeno entrare una moto a quella velocità lì, e invece entra. Mi sembra di vedere una Formula 1 di qualche anno fa, esagerato. Ovvio, io all'epoca non c'era questo problema, che se seguivi da vicino, troppo da vicino, un pilota per tutta una gara, poi ti si gonfiava la gomma, per cui dopo non riuscivi più a guidare. Questo problema non esisteva perché evidentemente non c'erano le temperature e le sollecitazioni che ci sono adesso nella MotoGP. Però se il problema c'è e esiste, bisognerebbe trovare il modo di risolverlo. Ecco, detto questo, se il problema è relativo alla sicurezza dei piloti, quindi la Michelin ritiene che sia pericoloso partire con una pressione troppo bassa, che sarebbe quella giusta, poi che ti permetterebbe di finire la gara bene anche se segui un pilota, quindi quando segui un pilota la gomma si scalda, la pressione si alza. Però se la questione è una questione di sicurezza, è ovvio che non posso che stare dalla parte di questo tipo di regolamento. Però mi viene da dire, cavoli, se i piloti sono così arrabbiati su questa norma, anche alla Michelin bisognerebbe che mettesse sul campo forse qualche risorsa in più per costruire una gomma che non avrebbe problemi a partire con una pressione più bassa, se fosse possibile. Chiaro che io queste cose le dico da ignorante, ovviamente. Ma Lolis, poi scusami, Simone, vengo da te, ma non è a me da fuori e da ignorante ancora più di te, perché ne so molto meno di te, mi viene da pensare che il sistema per controllare questa pressione, temperatura, eccetera, sia troppo complicato. Non c'è un modo di farlo più semplice. A me verrebbe da dire, perché non misurano la pressione della gomma sulla griglia di partenza 5 minuti prima del via e poi dopo si parte? Perché non è possibile, secondo te, Loris?
Non lo so, non lo so. Sinceramente, guarda, io non seguo le gare dalla pista da più di qualche anno. Devo ammettere la mia ignoranza, non so nemmeno come lo controllino adesso, però sarebbe la cosa, viene da pensare anche a me che sarebbe la cosa migliore, nel senso che tanto le termocoperte grosso modo riscaldano le gomme tutte alla stessa temperatura, perché la Michelin darà delle indicazioni ben precise. Esatto. Che siano 80 gradi, che siano 100 gradi o 120, non lo so, per cui le pressioni in quel caso lì sarebbero uguali per tutte. Poi non mi sembra nemmeno giusto che se nel caso in cui una gomma o un cerchio dovesse perdere un micron, un decimo di bar di pressione durante la gara, perché ci potrebbe anche stare. Poi dopo il pilota debba essere penalizzato. Ecco, Simone, tu sei stato dentro al box a Sepang. Volevo sapere da te come avviene tutta la procedura, cioè c'è veramente tensione quando si fa la pressione, eccetera. Tra l'altro Bautista è uno di quelli che è stato pizzicato fuori pressione durante questo Gran Premio. Com'è la situazione dentro al box, Simone? No, beh, allora non ho seguito le parti tecniche in maniera molto dettagliata, perché in realtà durante il weekend ho cercato di intervistare a modo mio, no? Di chiacchierare un po' con tutte le parti in causa, quindi le squadre, diverse squadre, piloti e anche alcuni uomini della Michelin, per capirci di più. Anzi, ho parlato anche con il responsabile della direzione gara a riguardo. Allora, la situazione è molto complessa. Prima di fare tanti preamboli che sono necessari per capire il problema, arrivo alla conclusione. Il problema è che il regolamento tecnico permette uno sviluppo di queste moto che è troppo veloce rispetto ai tempi di reazione anche di un gommista. Okay? Negli ultimi 2 anni la pressione in termini proprio di carico che c'è sulla gomma anteriore è cresciuta per motivi aerodinamici del 30%. A cui va aggiunto un ulteriore 10% che deriva dagli abbassatori che vengono usati e dalla elettronica, per cui anche in uscita di curva la gomma anteriore non è mai scarica, mentre una volta veleggiava un po', no? E prendeva aria e si riposava, dico, respirava. Adesso la gomma anteriore in curva, in uscita e soprattutto poi in frenata ha ricevuto una sollecitazione del 40% in più rispetto a 2 anni fa. Bastianini ha Sì, fatto una gara però di 15 secondi più veloce scusa, dell'auto. adesso mi metto un po' dalla parte del diavolo, scusa se ti interrompo, Vai, vai, vai. però se le case hanno, se le aziende ciclistiche hanno la possibilità di migliorare le performance delle moto di così tanto a livello percentuale, non vedo perché non lo possa fare la Michelin. Il problema, secondo me, è che la Michelin si è seduta sul fatto che tanto le gomme sono sue, in ogni caso, monomarca gomma a questo punto qui. Quindi loro possono investire anche meno di quello che serve. Non gliene frega niente. L'importante è non far figuracce, la gomma non deve esplodere, per cui tengo le temperature alte e basta. E basta. Quindi impongo un regolamento. Per via della sicurezza che permette di evitare di spendere troppi soldi per sviluppare la gomma. Tutto qua. Sì. No, Simone, sei d'accordo? Io sono allora, d'accordo. io non sono d'accordo perché sai che ce l'ho con questo regolamento tecnico, per cui se 200 ingegneri da una parte, anzi molti di più, possono lavorare con troppa libertà nello sviluppo, non è che il resto si può adattare con altrettanta leggibilità. Per progettare e costruire, testare, arrivare in pista con una gomma nuova, ci vogliono dei tempi molto lunghi, da quello che ho capito io. Cioè bisogna programmarlo con un anno e mezzo di anticipo. Ma se quegli altri migliorano del 30% in 2 anni, o anzi del 40% in 2 anni, te sei fortunato che non ti esplodano le gomme. Se non ti esplodono le gomme. Ora, questo è il mio punto di vista, il ritorno sul fatto che va sfoltito un regolamento tecnico che ha un buco enorme su certi settori che giustamente gli ingegneri sfruttano lo sviluppo. No, però
siccome c'è troppa libertà in quel senso, va limitata quella, se no questi devono fare una gomma nuova ogni anno. Allora le performance dopo verranno ancora più sollecitate. Pensa che uno degli aspetti che aumenta la temperatura della gomma davanti è che per starci dietro alle performance della moto in frenata, i dischi sono diventati dei dischi giganti che scaldano il cerchio, cioè, allora fare un disco più grande è una roba. Riprogettare Sì, una ma gomma. vai, vai, Lodis. sono d'accordissimo sul fatto che il regolamento tecnico è decisamente troppo libero e vedere delle moto che fanno 360 all'ora sul dritto significa dover riprogettare non solo le gomme, ma anche tutti i circuiti del moto mondiale, evidentemente. Dall'altra parte è anche vero che questa libertà, tutta questa libertà, però non ha tolto spettacolarità. Di solito, quando c'è molta libertà, si trovano delle moto talmente lontane a livello di prestazioni. Questo succedeva quando c'erano le 500 due tempi, che di limitazioni ne avevano ben poche. C'erano delle moto molto più competitive di altre, per cui la differenza fra un pilota e un altro, le prestazioni in pista erano molto diverse. Adesso, con questo tipo di regolamento, vediamo delle gare molto, molto tirate, molto belle da vedere. Poi, dopo che si appiattisca tutto, è anche vero, e che si porti tutto all'estremo, è altrettanto vero. Difficile trovare, dare delle soluzioni per migliorare la situazione, sia da una parte che dall'altra, perché evidentemente bisogna trovare un compromesso che vada bene per tutti. Io devo essere sincero, torno sul discorso che facevo prima. Se ci fosse una competizione fra aziende di pneumatici, sono abbastanza convinto che questo problema sull'anteriore non ci sarebbe. Sono d'accordo, anch'io, Sì, completamente d'accordo. quello assolutamente sì. È evidente che le risorse sarebbero allocate in maniera completamente diversa, perché lo vediamo in Giappone, dove le gare, in Giappone c'è la gomma libera in quasi tutte le competizioni, sia di macchine che di moto, e i gommisti lì investono tantissimo. E le performance sono mostruose, cioè vuoi vincere perché rappresenti anche un gommista. L'abbiamo visto quando la Bridgestone è entrata e c'era la Michelin prima. È arrivato con una gomma talmente più buona che ha dominato, tutti sono passati in Bridgestone. Quindi anche a me piacerebbe di più, in effetti, un campionato in cui ci fosse libertà in termini di gomma. Sono d'accordo Sì. che questo, magari avresti un problema di sicurezza vero, nel senso che nella sperimentazione arriveresti a volte a andare oltre, però di fatto è molto più interessante lo sviluppo di gomme, no, che vanno in direzioni diverse. Sì, te temo che sia impossibile perché tutto il motorsport purtroppo è andato in direzione del monogomma. Tornando un attimo al nostro problema, secondo me, è che si potrebbe decidere il mondiale per una penalizzazione che subisce o Martino o Bagnaia. Ricordiamo che tutti e due hanno un avvertimento adesso, quindi la prossima volta verrebbero penalizzati di 3 secondi. È giusta questa cosa o no? Io ho fatto una provocazione di togliere questa regola per le ultime due gare, così siamo sicuri che non ci sono penalizzazioni. Una provocazione, eh? Voi come la pensate? Prima il diavolo. No, perché se c'è una regola che va in direzione della sicurezza, non puoi toglierla, significherebbe che tutti partirebbero con la gomma a terra, tanti, per essere sicuri di finire la gara senza front lock, no? Senza bloccaggio della ruota anteriore in fase di frenata. No, credo che il regolamento c'è e debba essere rispettato, per cui dovranno stare tutti attenti a non tenere le gomme troppo su. Simone? No, allora, no, è chiaro che no, cambiare il regolamento adesso per le ultime gare no. Quando una regola c'è, si tiene, punto e basta, a meno che non sia un problema veramente eclatante. Non, però non è un problema di sicurezza, o meglio, la Michelin ha stabilito che quello è il livello minimo di pressione. Se tu stai per il 30% della gara sotto quella pressione, e il metro di... No, Della sprint, il Simone, 30%. 50% della sprint, infatti. 50% della gara, no, 50% la gara e 30% la sprint.
Ah, vabbè, comunque, se tu stai sotto quel livello per un tot di giri, tu prendi un warning, penalità 3 secondi e poi penalità di 6 secondi. E poi rientro nel gioco tutte le strategie per cui io mi gioco il jolly quando mi interessa a questo punto, no? Tanto se ho un warning solo, me lo posso anche giocare. E le squadre, secondo me, sanno benissimo quando vogliono rischiare o quando vogliono giocare sul sicuro. Poi entra in gioco la strategia del pilota e, per esempio, Bagnaia è stato bravissimo a tenersi dietro Martin per quattro giri e gli ha fatto andare la pressione alle stelle e Martin ha finito la gara lì. Ecco, il problema sicurezza però, secondo me, è falso. Cioè, prima dell'introduzione di questa regola, molti usavano la pressione più o meno come gli interessava, perché non c'era una vera penalità. E quindi ci sono dati che ci raccontano di un livello di performance ottimale, senza problemi di sicurezza, con delle pressioni inferiori a quelle che ha imposto Michelin. Magari Michelin l'ha fatto perché vuole essere super sicuro che non ci siano problemi. Però in questo caso punto sì, il dito sulla Michelin perché dico, va bene, tu vuoi essere super sicuro di non avere problemi, ma ci sono dati storici che ci raccontano che siamo sicuri lo stesso. E nel frattempo ci però imponi delle gare per cui quello a livello di performance per stare dentro la pressione, appena vai oltre, è tutto plafonato. La gara di ieri è stata una gara noiosissima. Quello era il ritmo, quello era il livello che potevano tenere e nessuno si è schierato da lì, a parte Quartararo che ha fatto una rimonta. Sei E tutti d'accordo, Loris? su sta gomma davanti, no. Io non lo so che livello di sicurezza, di che livello di sicurezza stiamo parlando. Prima Battistella segnalava quanto ogni anno le pressioni sul pneumatico davanti siano aumentate, per cui se anche nell'ultimo anno è stato fatto uno step di questo tipo, non significa che l'anno scorso non c'erano problemi, quindi quest'anno non ci sarebbero problemi ugualmente. Evidentemente la Michelin ha immaginato che quelle pressioni in più che ci sono quest'anno possono creare dei problemi che sarebbe meglio che non venissero creati. Detto questo, cioè il fatto che questa norma crei dei problemi alla spettacolarità della gara non si discute, è talmente ovvio. Voglio dire, vedere un Bagnaia che nella sprint race debba comunque rinunciare e comunque non andare nemmeno vicino al proprio limite. La stessa cosa succede a Martin il giorno dopo, quando i due si giocano un campionato del mondo, e sarebbe decisamente più bello vederli battagliare fino all'ultima curva, come ogni tanto abbiamo anche visto, sarebbe decisamente più bello. Ovviamente, io faccio anche un po' fatica a capire il perché invece alcune volte alcuni piloti riescono a stare lì fino alla fine e poi giocarsi la vittoria, e altre volte invece questa pressione ti faccia prendere 3 secondi alla fine della gara. Questa è una cosa che mi sfugge abbastanza, però evidentemente le cose sono talmente complesse, complicate, cioè probabilmente un decimo di pressione in più o in meno, basta un decimo per farti perdere la prestazione di 2 o 3 decimi al giro rispetto a quello che potresti fare, ed è una cosa devastante. È proprio così. Qui parliamo proprio di 1 o 2 decimi di bar in più o in meno e tu sei finito. Finito, nel senso che ti scordi il podio, anche se hai il potenziale da podio, perdi i punti. Le gare divertenti sono quelle in cui la gestione è della gomma posteriore, come in Thailandia. Quando il problema è la gomma posteriore, allora si crea gruppo, allora arrivi a fine gara con no, chi ha gestito meglio quello, ma arrivi in 3 o 4. Quando si lavora sul limite della gomma anteriore e non ci fai niente perché cosa gestisci? È già talmente al limite che in funzione del peso del pilota, delle sue leve, dello stile e della moto e del setting, quello è il limite. E stai lì dentro. L'ha detto forse Maverick, no? L'ha detto in un certo senso Vignale, ha detto, ma sai, se tu alla prima curva passi decimo, è lì sei. Perché dopo non fai più niente. E questo è Ecco, assolutamente.
Questo è un limite. Allora, siamo in chiusura, mancano due gare, 70, 74 punti da segnare. Bautista, no, ciao. Bagnaia ne ha 14 di vantaggio. Chi è il vostro favorito? Prima il diavolo e poi l'acqua santa. Chi è il Perché favorito? ridi? Allora, io vorrei essere nei panni di Bagnaia, ovviamente. 14 punti, sono sempre 14 punti e sono a favore, quindi meglio di così. Ma aspetta un attimo, Loris, perché io mi ricordo di aver fatto delle dirette in passato con te. Tu dicevi è molto difficile che il team ufficiale, no, il team satellite vinca il mondiale. Rimani di Sì, c'è quell'idea anche lì? questo. Sì, rimango No. dell'idea di quell'idea lì, anche se un pochino mi sono ricreduto, nel senso che a Martin gli ha lasciato fare più o meno quello che gli pareva. Insomma, Martin ne ha anche per giocarsi il mondiale, quindi evidentemente i giochetti che io immaginavo che si potessero fare non sono stati fatti e forse non verranno fatti. Ecco, io mi ricordo di quando invece vedevo Ciabatti e Tardozzi l'anno scorso andare in giro a parlare con i vari team che gestivano Bastianini, quando Bastianini poteva rompere le scatole e quando l'alternativa era di vittoria del mondiale era una Yamaha. Ovviamente quella situazione lì era decisamente più antipatica per i vertici Ducati che non quella di quest'anno. Ecco, vincere con una moto di un team satellite evidentemente non è così disastrosa come se vincesse una Yamaha. Simone? Io vedo favorito Bagnaia perché non solo per i 14 punti che sono tanti, pochi, perché poi diventa tutto relativo, no? Lo vedo favorito perché intanto ha reagito da campione a un momento di difficoltà che ti mette tanti dubbi e si vedeva che era dubbioso nelle ultime gare. E ha reagito forte, ha reagito soprattutto con una pole position mostruosa. Da solo senza cercare le scie, ecco, e poi in gara è andato forte e viene via da un weekend difficile con un punto in più dell'altro. Lo vedo favorito perché ha comunque una squadra, secondo me, un po' più raffinata nelle cose che riguardano nei momenti di difficoltà, no? Nelle scelte. Mentre abbiamo visto una scelta di una gomma sbagliata in, dove è stato? In Indonesia, no? Australia, In Australia. Australia, da parte, scusate, in Australia da parte di un team Pramac, magari ancora un po' acerbo nella lotta a quel livello, vedo il team ufficiale un po' più sgamato, in questo senso. Ciò detto, Martin ha ancora, secondo me, un vantaggio di velocità, pronti via. Cioè, e quello non è poco. Cioè, se sei veloce, hai più possibilità di gestione. Però Bagnaia l'ho visto in un recupero da campione. Quella Sono reazione d'accordo. che ha avuto anche l'anno scorso, quando a metà stagione, dopo tante cadute, ha reagito e ha infilato un sacco di gare positive. Lolli, sei d'accordo? È più veloce, Maltin, secondo te? Sì, però no, io volevo, se posso permettermi, cambiare Vai. un attimo il discorso e chiedere cosa ne pensate voi, perché Battistella ha tirato fuori una storia che mi è rimasta un po' sullo stomaco, il fatto della gomma sbagliata in Australia e di tutte le cose che sono state dette. Io non ho un'opinione ben precisa di quella storia lì, però sono convinto che la responsabilità vada data solo al pilota, non c'entra la squadra, cioè il fatto non mi hanno abbastanza fatto capire che, non mi hanno abbastanza detto che. Una squadra quando impone una gomma a un pilota, una gomma che non vuole al pilota, poi si prende anche la responsabilità di quello che succede dopo, compreso una caduta rovinosa, che potrebbe magari anche compromettere la carriera di quel pilota lì. Per cui, secondo me, anche in una squadra ufficiale come quella della Ducati, la scelta della gomma, cioè il pilota si deve assolutamente sempre prendere la responsabilità della scelta della gomma. Deve essere una responsabilità sua personale assoluta. Non si può dire non sono stati capaci di convincermi che la mia scelta era sbagliata. Quello lì non lo accetto.
Io sono d'accordo al 100%, acqua santa. Ah, sono d'accordo, ma allora a maggior ragione vedo favorito Bagnaia, perché Bagnaia, secondo me, una cosa del genere non l'avrebbe mai fatta. Cioè, avrebbe ascoltato con molta più attenzione, più che dire a loro dovete parlarmi più forte, sei tu che devi ascoltare più attentamente. Perché sennò fai vincere la tua voglia di dominio rispetto alla logica degli ingegneri che ti danno dei consigli. Sì, certo, ma ripeto, errare è umano, io non sto crocifiggendo Martin per quella scelta, No, no, ci assolutamente. Lui mancherebbe, ci mancherebbe. si sentiva di doverla fare, l'ha fatta, però poi non mi è piaciuto il modo in cui ha in qualche modo provato a scaricare la responsabilità su. Sì, sono d'accordo. Allora, con questa ultima analisi del diavolo, del nuovo diavolo Loris Reggiani, direi che si chiude qui questa nuova puntata del Diavolo e l'Acqua Santa. Torneremo prima o poi quando avremo un argomento interessante e una linea che funziona, perché quello è un argomento decisivo. Ciao Loris, ciao Simone, grazie a tutti, buona giornata, buona Ignazio, serata. ciao Zan, ciao Ciao a Enzo. tutti, buon rientro. Ciao.